Sabato 4 giugno alle ore 18 si alzerà il sipario su una nuova rassegna artistica, musicale e culturale. In Riva Festival, al Castello di Riva di proprietà del noto giornalista Sebastiano Grasso, a Riva di Ponte dell'Oglio. L'evento prioritario è l'Isadora Duncan International Institute di New York, che presenterà la danza La Musa attraverso il tempo. Seguiranno altri momenti importanti, tra cui grandi architetti Mario Botta, Sacro Profano, con l'emerito vescovo Gianni Ambrosio, e Notti d'Opera al Castello, che annovera anche un Rigoletto molto particolare diretto dal maestro Camillo Mozzoni. La direttrice artistica è Giovanna Beretta. Un giorno sono venuta a vedere questo parco, questo castello, che non conoscevo, pur abitando a Piacenza da tanti anni, e devo dire che sono rimasta affascinata, perché effettivamente è un palcoscenico naturale a picco sul fiume Nure e il castello è veramente bellissimo. L'evento forse più importante che la rappresentazione del Rigoletto. Naturalmente non avremo la rappresentazione completa dell'opera, ma verranno eseguite le pagine più importanti, più significative, più popolari, legate da una narrazione, perché vogliamo intraprendere anche un modo nuovo di fruire dell'opera lirica. La rassegna ospiterà anche molti concerti e proseguirà per 6 sabati fino a sabato 9 luglio. E tra i sostenitori c'è anche la Fondazione Donatella Ronconi Enrica Prati ed Editoriale Libertà con Fondazione di Piacenza e Vigevano, altri enti e l'amministrazione comunale di Ponte dell'Oglio tra gli altri.